Buongiorno a tutti. Nei 5 minuti a mia disposizione proverò a dare il nostro punto di vista su quella che è la domanda della colazione di lavoro di questa mattina, quindi come sarà il 2021 per i private markets. E ho preparato solo 3-4 slide solo di supporto che appunto chiedo di proiettare. Non mi dilungherò a raccontare di Quadrivio, molti di voi ci conoscono da tanti anni, sapete che siamo partiti nel 99. A investire in PMI italiane con un approccio molto dedicato all'internazionalizzazione. Ma la prossima slide è quella che ritengo più importante, che è appunto la risposta alla domanda che ci è stata posta. Quindi quello che noi vediamo come principali trend del private equity nel 2021 sono sei. Alcuni trend erano ovviamente già partiti precedentemente, alcuni sono stati anche accelerati dalla pandemia. Quindi vediamo la nostra visione che vi sia una maggiore tendenza verso la specializzazione, quindi verso i fondi tematici. C'è sicuramente un aumento della strategia di buy and build, quindi di consolidamento di settori aziendali. Purtroppo sappiamo bene come uno dei problemi delle aziende delle PMI italiane che spesso sono troppo piccole rispetto ai concorrenti stranieri. Assolutamente, lo diciamo in ogni convegno, ma ne siamo convinti, una maggiore adozione delle politiche ESG, sicuramente un maggior utilizzo di più equity e meno debito. Purtroppo le aziende hanno accumulato, stanno accumulando molto debito, quindi c'è bisogno di molta più equity e questo in tutte le operazioni che stiamo facendo stiamo mettendo molta più equity di prima. Un'ulteriore accelerazione verso un tema di internazionalizzazione e, entrando proprio nel tecnico, ma più strutture di operazioni di investimenti con degli earn-out, dei price adjustment, anche per tener conto dell'attuale situazione ancora di incertezza. Toccherò molto rapidamente i primi 3 punti, non posso toccarli tutti e sei. Il tema della specializzazione, noi come Quadrivio Group lo cavalchiamo già da molti anni, ci crediamo, l'abbiamo visto funzionare molto bene all'estero, in America, dove vediamo che i fondi tematici hanno delle performance anche più elevate rispetto a quelli dei fondi generalisti. Quindi abbiamo lanciato anni fa due fondi, uno sull'Italian Lifestyle Made in Italy Fund in partnership con Panbianco, l'altro Industry 4.0 che investe sulla transizione digitale e sostenibilità, e ne lanceremo a breve su un altro megatrend, un fondo che annunceremo nei prossimi mesi. Pensiamo che sia un trend che verrà ulteriormente accelerato dalla pandemia, perché in questo momento di incertezza, che comunque avremo anche nei prossimi anni, essere più specializzati, avere dei team dedicati a ogni fondo specifico sul settore in cui si investe, riteniamo che sia ancora più importante nel momento attuale di incertezza che contraddistingue il mercato. Venendo alla prossima slide, abbiamo visto ancora più di quello che vediamo da oltre 20 anni che facciamo questo mestiere, una apertura e disponibilità degli imprenditori a far parte, a lavorare su progetti di aggregazione e consolidamento. Molto più apertura, perché tanti imprenditori hanno ovviamente, a maggior ragione da quando è cominciata la pandemia, pensato che sia meglio far parte di gruppi di una certa dimensione. E quindi adesso qui ho riportato due esempi, uno nel esempi reali, uno nel segmento del casual, del abbigliamento casual, dove siamo partiti da un'azienda 120% lean, abbiamo comprato poi un'azienda di borse, ora stiamo comprando un'azienda di jeans, stiamo mettendo assieme nel gruppo un'azienda di sneakers. Lo stesso abbiamo fatto nel vino, un'aggregazione partendo da un'azienda pugliese, Torrevento, poi abbiamo messo assieme una piccola azienda veneta che fa prosecco, poi l'anno scorso un'azienda abruzzese che fa Montepulciano Abruzzo. Ora stiamo comprando un grosso distributore in America di vini italiani e altre acquisizioni. E questo per dirvi che c'è una grossa disponibilità da parte degli imprenditori con i quali lavoriamo a far parte di progetti di aggregazione. Venendo all'ultima slide, che è anche l'ultima, cercherò di non dire cose banali sull'ESG, ne abbiamo parlato tante volte. Riporto solo una vignetta divertente che ho trovato su una rivista che dice che le cose più veloci della Terra sono il giaguaro, l'aeroplano, la velocità della luce, ma ancora più veloce è la capacità delle persone di diventare degli specialisti di ESG. Effettivamente questa tendenza
super benvenuta verso l'ESG, ha portato appunto molti operatori a dichiararsi specialisti. Ce ne sono tante società molto brave, noi ci siamo fatti assistere da tre società, anche perché, e chiudo, noi riteniamo che il nostro ruolo come private equity sull'ESG sia particolarmente importante, perché a differenza dei mercati public, dove l'investitore deve decidere se investire o no in una società a seconda che sia in linea con i criteri ESG, noi abbiamo una responsabilità maggiore, perché essendo investitori di maggioranza nella società, non solo dobbiamo nella fase di due diligence decidere se rientrano i criteri ESG, ma soprattutto far sì che durante i 4-5 anni in cui resteremo azionisti di maggioranza in queste società, dobbiamo contribuire affinché migliorino anche dal punto di vista ESG.